Settima parte, Toro contro Juve. Vi ricordo che siamo al ristorante di Via Madama Cristina, numero 116, pasta e basta. Adesso però abbiamo un collegamento, ci colleghiamo col nostro collega amico, il mitico Fabrizio Gerolla di Bet1128, che ci informa su come i bookmakers vedono i prossimi turni, non solo di Toro e Juve. Allora diamo la linea a Fabrizio. Dopo il successo bianco-nero a Milano contro il Milan e la sconfitta casalinga del Torino contro la Sampdoria, torna la Serie A. Sabato un interessantissimo match tra Udinese e Milan alle ore 18, con il Milan favorito a 2,40 in trasferta e 3,15 il successo dei friulani. Poi si gioca la Juventus Fiorentina alle 12.30 di domenica con i bianconeri favoriti a 1,44, mentre un successo esterno per i viola addirittura quotato a 7,20. Inter Torino alle 15 di domenica, 1,53 successo nerazzurro, 4,10 il pareggio e 6,40 un successo esterno per la formazione di Giampiero Ventura. E poi il posticipo della domenica sera tra Napoli e Roma, a 2,40 successo partenopeo, a 3,30 il pareggio e a 3 il successo giallorosso. Analizziamo i risultati esatti invece per le partite delle torinesi. Juventus-Fiorentina 0-0 si gioca a 15,25, l'1-0 bianconero a 7,70, il 2-0 a 7,50. La vittoria per 1-0 dei viola a 18,75 e un successo per 2-0 a 43. Mentre analizzando la partita il risultato esatto per Inter-Torino 0-0 a 15,25, 1-0 a 8 e 2-0 a 8,20. Un successo per 1-0 di Granata a 16,75 e un successo per 2-0 a 35. La Juventus è padrona in Italia, ma sembra anche essere padrona in Europa League. Successo finale dei bianconeri nella competizione internazionale è quotato in questo momento a 3,35, a 8,50 il successo del Napoli, a 9 quello del Tottenham, a 12 quello del Benfica, Salisburgo a 12 e Fiorentina a 13. Passando invece ai match della prossima settimana dell'Europa League, analizziamo quelli delle formazioni italiane. Porto-Napoli a 2,36 un successo dei portoghesi, 3,30 il pareggio e 2,90 il successo della formazione campana. Juventus-Fiorentina, derby italiano, 1,43 il successo della Juve, 4,45 il pareggio e 7,30 un successo esterno dei viola. Vediamo invece la schedina consigliata da Bet1128 per la prossima settimana. Napoli-Roma X, Juventus-Fiorentina 1, Bologna-Sassuolo 1, Inter-Torino 1, Lazio-Atalanta 1, Udinese-Milan 2. Giocando 10 euro si possono vincere 606 euro. Per Bet1128 e per le quote è tutto, linea allo studio. Abbiamo sentito appunto Fabrizio che gli facciamo anche gli auguri, sì, di compleanno, auguri, compiuto, beh, proprio ieri, quindi... E complimenti, perché va sempre molto vicino alle plene con le quote, sì. E da... Volevo specificare, quote, perché siccome a casa me lo chiedo, non è Spaghetti House l'istante, Spaghetti House è il film di Manfredi, l'istante è Pasta e Basta, esatto. Ovviamente qualcuno confonde, c'è anche su internet Spaghetti House che non esiste. E noi chiamo perché c'è la dedica di Nino Manfredi a Nicola, insomma, è stato ospite qui 94, molto volentieri, sono già passati 20 anni, sì. Adesso direi dobbiamo fermarci. Scusami, sì. Per andare al ristorante tu consulti internet. No, mi chiede, perché già dice, ma dov'è sto Spaghetti House che non ho guardato su internet e non c'è. Basta e basta. In cui non bisogna consultare internet e andare al ristorante. Sai benissimo dove andare. Si sa dove andare. Adesso però ci fermiamo per dare spazio alla pubblicità dell'emittente e torniamo fra poco con Toro contro Juve.